Seneschal, Danny Van Poppel, Tony Martin, Mullen, l'irlandese del team Trek Segafredo. Torniamo in corsa da Massimo Ghirotto perché mancano 7 km, poco più, alla conclusione di questa tappa fantastica, annullata, neutralizzata per via delle molte buche romane, però indubbiamente di grande fascino e di grande spessore. La risposta romana alla sfilata sui Campi Elisi del Tour de France. Massimo Ghirotto. Sì, c'è un buco di 150 metri circa tra i quattro fuggitivi e il gruppetto, diciamo, Viviani, ma è chiaro che Van Poppel è quello che è più veloce di tutti, quindi cercherà di fare il pulvo. E come ha detto Maurizio, c'è Tony Martin che fa delle lunghe trainate e ovviamente Seneschal continua a saltare i cambi, e forse sarà questo il gioco di squadra che ovviamente deve per forza fare, perché altrimenti sarebbe veramente questa sera da tirargli le orecchie. Comunque i quattro vanno veloci, agevolati da un lungo rettilineo che scende a circa il 2%, gruppo Viviani che è lì, diciamo, a 150-200 metri. Tony Martin ci gira, guarda indietro, Seneschal chiude il gruppetto dei quattro e adesso gli dà il cambio Tony Martin, ma anche Van Poppel, Danny Van Poppel, che dà qualche cambio, quindi vuole in qualche modo giocarsela fino alla fine. Dietro vedo Maglia e Bahrain che cercano di chiudere il buco. Parco. E c'è una buona notizia per Gianni Savio, perché un corridore della sua squadra, l'Androni Giocattoli Sidermec, il popolare Mattia Cattaneo, si è accodato al gruppettino dei quattro, quindi sono in cinque per tentare di portare in porto questa fuga, anche se il vantaggio è minimo. Torniamo in corsa dal nostro, tanto Savio sei soddisfatto? Sì, sicuramente, ha fatto una grande sparata, è riuscito a raggiungere i fuggitivi, anche lui è un punto di riferimento in questo momento per Manuel Belletti. Mattia Cattaneo non è corridore veloce, però in quella posizione rappresenta un punto di riferimento importante. Quando il ciclismo è tattica e strategia. Torniamo da Manuel Codignoni, Moto2, quando mancano meno di 6 km alla conclusione di questa frazione. E si è frazionato ulteriormente il gruppetto Viviani, chiamiamolo così, si viaggia a grande velocità in questo momento, stiamo approntando un tratto in Sappietrine, siamo prossimi ai 60 all'ora, ora la strada devia con una curva a 90 gradi verso la sinistra, i corridori rallentano la velocità, si viaggia in fila allungata, davanti intravedo le maglie degli uomini della Bora, Hans Grohe a condurre l'inseguimento, a voi. Finale intenso dunque, palpitante, nonostante la neutralizzazione, torniamo in corsa perché si vivono veramente momenti emozionanti. Massimo Ghirotto. E allora Seneschal, Van Poppel, Martin, Mullen, questi sono i corridori, e poi Cattaneo che ha fatto una faticaccia per rientrare, ma ce l'ha fatta, un lungo rapporto per Cattaneo, è riuscito a mettersi a ruota e rimane costantemente a ruota. Gruppo che va velocissimo, sempre in caccia, ormai un centinaio di metri per i cinque fuggitivi. Un Tony Martin veramente scatenato, cerca di alzare la velocità, non si cura di nulla, cerca di dare il più corpo possibile a questa fuga. Paco. Maurizio Fondres, è difficile gestire il gruppo da parte della Quick Step, perché qui scappano tutte le parti. Hanno messo lì Seneschal e secondo me prova prima che rientrino dietro. Sarà una volata anomala perché sono rimasti veramente in pochi, solo la Bora adesso in questo momento può lanciare la volata, Viviani ha ancora due compagni per lanciarlo, però sarà un finale veramente anomalo perché è diventata molto dura questa corsa. Sì, il vantaggio dei Battistrada si sta assottigliando, torniamo in corsa da Massimo Ghirotto. Sta per tenere in mano la fuga sempre Mullen che si alza sui pedali, ma ormai sono 5-6 metri. Era stata la Bora Hans Grohe di St. Bennett a chiudere definitivamente il buco. Quindi diamo gruppo compatto in questo momento, quando ormai mancano 4.800 metri dall'arrivo. Paco. E allora da una moto all'altra, subito su Moto 2, da Manuel Codignoni a te. E abbiamo visto proprio in diretta dal nostro punto d'osservazione il riaggancio del gruppo da parte dei fuggitivi, gruppo tirato come detto anche dal palco dagli uomini della Bora Hans Grohe, che stanno cercando di tenere più che mai alta la velocità. Ora si affronta un tratto in leggera discesa, si viaggia oltre i 60 all'ora, ancora la Bora davanti a tirare, il gruppo che si muove ondeggiando da un lato all'altro della carreggiata come una sorta di serpentone. Attenzione ai possibili frazionamenti, a voi. Sì, torniamo ancora in corsa da Massimo Ghirotto, il gruppo dovrebbe aver
catturato i fuggitivi, o se non è così, poco ci manca. Te la linea Massimo Ghirotto quando mancano 3 km e 200 metri alla conclusione della 21esima e ultima tappa dell'edizione 101 del Giro d'Italia. Conferma Emanuele, noi siamo ai 3 km dall'arrivo, sarà per me l'ultimo intervento di questo Giro d'Italia perché dobbiamo andare via, ce lo ha impedito la giuria, quindi gruppo compatto, gli uomini della Bora Androi di St. Bennett al comando, subito dietro ho visto la maglia Bahrain di maglia Bahrain. Grazie Radio Rai, grazie a voi, Paco. Grazie Massimo Ghirotto, allora torniamo in corsa Moto 2 dal nostro Manuel Codignoni. E noi siamo in coda al gruppo, si staccano gli uomini della Bora che hanno esaurito il loro lavoro. In questo momento si sta staccando Davide Formolo, molto generoso, che ha contribuito a tirare il gruppo per cercare di chiudere il buco. Ora il gruppo si allarga, c'è una curva verso sinistra di 90 gradi, nessun problema per il plotone che si è frazionato particolarmente, saranno una quarantina, non di più, dunque gruppo ridotto, sarà volata meno di cataclimia, meno di un'azione da finisher proprio nell'ultima fase. Ora il gruppo si svolta ancora verso destra, affronterà un tratto di San Pietrini, velocità ancora molto sostenuta. A voi. C'è Boaro dunque che adesso si è messo in testa al gruppo. Maurizio, un bel finale nonostante tutto. Bel finale e vedo Bonifazio ben piazzato, pilotato da un suo compagno. Sarà una bella volata questa, vincerà chi ha veramente gambe oggi. Gianni. Sì, sono d'accordo con Maurizio Fondriest, vedo anche Manuel Belletti posizionato bene, credo comunque che Bennett in questo caso e ovviamente Viviani siano, come abbiamo detto prima, i due grandi favoriti. I loro uomini hanno lavorato, ora naturalmente spetta loro prendere le redini della corsa. Viviani un po' indietro rispetto ai canoni di una volata, Maurizio. No, è ritornato subito davanti con tre uomini che gli stanno lanciando la volata. Un chilometro e due è il momento giusto per lanciare, perché un corridore così riesce a fare sui 300-400 metri massimo e ha bisogno di avere l'ultimo uomo ai 350 metri per lanciargli la volata. Quindi ben posizionata la Quick Step Floors di Elia Viviani con Davide Bramati, che davvero è un grande pilota di squadra. Mancano 800 metri alla conclusione, sono tre uomini della Quick Step che stanno facendo ala al passaggio di Elia Viviani, sta per essere lanciata la volata. Bonifazio nelle prime posizioni, c'è anche Sam Bennett più indietro, però mi pare Sasha Modolo. La volata non è ancora stata lanciata perché mancano 500 metri alla conclusione, 2 ore 50 primi e 10 secondi, ancora Stibar in prima posizione, poi Morcov e poi Sabatini. La scalata di Bonifazio, sta per partire Bonifazio lascia però alle spalle la maglia ciclamino di Elia Viviani. Bonifazio nelle prime posizioni, ma in terza posizione c'è Elia Viviani, ben pilotato da Morcov e Sabatini. Morcov, Sabatini, Viviani, tre uomini della Quick Step. Può essere il momento topico della volata, lanciata la volata, è partito Sabatini, ma c'è anche Sam Bennett e Elia Viviani, la potenza di Elia Viviani che riesce a prevalere. No, vince Bennett, ha vinto Bennett con un colpo di reni sensazionale, ha portato a casa la vittoria, la terza vittoria, 4-3 il computo delle volate fra Sam Bennett, che ha vinto l'ultima tappa qui a Roma, e la vittoria di Viviani nelle precedenti quattro frazioni. Maurizio Fondres, in due secondi dici come è riuscito a vincere questa volata Sam Bennett. Ha vinto perché, come vi dicevo, su un asfalto che non è un asfalto ma sei San Pietrini, probabilmente ha avuto qualcosa in più grazie alla sua potenza e al peso. L'inglese Chris Froome ha vinto il giro, Sam Bennett ha vinto l'ultima tappa. Ai Fori Imperiali di Roma, nel giorno del trionfo di Chris Froome e delle polemiche per le buche e le strade sconnesse che hanno portato anche alla neutralizzazione della corsa, terza vittoria in volata di Sam Bennett, sprint poderoso e in rimonta dell'irlandese davanti a Viviani, Drucker, Plankaert, Belletti e Modolo. Tre successi per lui, quattro per Viviani, gran festa di pubblico, ma alla maglia rosa Chris Froome le strade romane non sono proprio piaciute. La corsa rosa l'ha vinta lui, che ha centrato lo Slam Giro Tour Vuelta, primo corridore britannico ad imporsi nella nostra corsa. Dalle Fori Imperiali con Stefano Capogna, Emanuele Dotto, GR1.
Abbiamo concluso, grazie a Marco Galli, Giuseppe Alizzi, Roberto Speranza, Francesco Carloni, Antonio Saba, Luca Trentin, Vincenzo Vitali, Mario Lubrano, Mario Conti, Francesco Angotti, Antonello Brughini, Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto e da Stefano Capogna e da Emanuele Dotto, per l'ultima volta la linea torna allo studio.